Senti, l'ennesimo gol di un giocatore che subentra in questo campionato, significa che il gruppo sta facendo la differenza? Penso che sia fondamentale, fondamentale il gruppo, sempre più in tutti gli sport e soprattutto nel calcio, fare gruppo, avere una grande squadra in tutti i sensi, penso che sia la cosa più importante e speriamo di farcela così. Questa è la quarta vittoria consecutiva della Cremonese in questa stagione. Qual è il tuo pensiero su questa striscia positiva e dà un valore della squadra? Ah, penso che è una cosa che andiamo dietro da tanto, che non potevamo trovare una continuità così, però come dicevo prima, penso che sia importantissimo andare partita dopo partita e continuare così con la stessa mentalità e niente, migliorare quello che dobbiamo migliorare e niente, arrivare il meglio possibile alla prossima partita. A livello personale ti aspettavi più spazio in questo giro di andata? Oh, può darsi, però come la penso io sempre dipende di uno se gioca o non gioca, quindi sperare penso che sia un po' no, non da me, se no che si lavora e poi decide il mister e essere pronto è la cosa fondamentale. La prossima settimana la Cremonese ha atteso una sfida al vertice con il Lecce. Con che spirito andrete ad affrontare questa settimana di lavoro e poi la sfida prossima? No, motivati sicuramente, poi dopo una vittoria ti dà quella spinta animica che abbiamo bisogno e soprattutto contro una grande squadra, penso che ci siano tutti i punti di motivazione altissimi, quindi è solo prepararsi mentalmente, lavorare e preparare al meglio la partita. Grazie Anne.